Totale, Baracca, Baracca! Sfonda la Fiorentina al quinto di recupero con Antonin Baracca, 4-3 per la Fiorentina che la vince a Budapest con Antonin Baracca. Questo per chiudere il quadro di una giornata che ha aperto con l'assist di Paredes per il gol di Dybala e chiude con la vittoria della Fiorentina contro il Maccabi Haifa. E scusate se mi sono stropicciato gli occhi, ma mi è entrato il 30° video più visto sul mio canale. Maccabi Haifa, Juventus. Mi vergogno di tifare questa squadra. Con tanto di titolo in maiuscolo. Da dove comincio per questa 3 giorni che ci ha visto fuori la Lazio, ma che ha visto poi rispondere, direi, in modo splendido, in parte, ma diciamo con 3 vittorie e un pareggio, Milan, Roma, Fiorentina e Atalanta, che meritano un approfondimento singolo, una per uno. Devo partire dalla Roma, perché quello che ho visto oggi rasenta qualcosa che comunque in Italia non si vedeva da 6 anni. Ci siamo quasi, ci hanno messo una grossa ipoteca, ma sarebbe la prima volta dopo Juventus-Tottenham che un'italiana batte o elimina, per così dire, un inglese nelle competizioni a eliminazione diretta. E direi che lo hanno fatto anche in grande stile. Ok che il Brighton può essere ritenuta, come dire, il Sassuolo d'Inghilterra, però mi verrebbe da dire che in questo momento ciò che deve emergere non è tanto, magari, sai, lo sfottò che può esserci sui social all'indirizzo di De Zerbi, che oggi è sceso in campo anche con una squadra rimaneggiata, ma credo che De Rossi debba prendersi delle pagine incredibili dei giornali a seguire per i prossimi giorni, perché è davvero una metamorfosi, per trovare un termine proprio sintetico nel descrivere questa Roma. Il quarto gol della Roma di Cristante, di una bellezza incredibile. Abbiamo visto rinascere da prima Pellegrini, a poi Paredes, fino alle, diciamo, scorribande di Spinazzola, non visto così in panne dall'Europeo del 2021. Ottima notizia, perché i giocatori della Roma hanno ripreso a correre e io devo ringraziare Allegri se sono qui oggi a tifare tutte le italiane, persino il Milan, che all'88° di una innocente Milan-Slavia Praga canta chi non salta Juventino è. Grazie Max Allegri, perché quello che hai fatto dal 27 gennaio fino alla scorsa domenica mi obbliga a stare preoccupato per quel quinto posto che deve essere italiano per la prossima Champions League, perché io ad oggi sono qui grazie a Max, che non mi fa stare né sicuro del secondo posto, né del terzo, né del quarto, perché come puoi essere tranquillo con comunque un Milan a un punto, un Bologna di questo livello, senza le coppe, e davvero te lo fanno sentire cosa vuol dire senza le coppe, una Roma che ha 8 vittorie in 10 partite, quindi importante ripresa e, diciamo, a tutta. E poi mi verrebbe da dire anche un Atalanta, che adesso nell'elenco viene subito dietro la Roma in una partita che ieri non so in quanti in Italia hanno commentato, ma l'Atalanta ha letteralmente dominato in casa della migliore squadra portoghese. E credo che le portoghesi siano sempre state storicamente un problema per le italiane, in minor modo rispetto a quelle spagnole, ma sicuramente una prestazione dove l'1-1 va strettissimo, addirittura si prende le prime pagine il portiere, un ex Juventus dello Sporting Lisbona Israel, con grandissima prestazione da parte di Ederson, che si strappa un 7,5, un Holm che non lo vedremo contro, ma dall'altra parte uno Scamacca che sarebbe una riserva, vediamo una giocatona di Lookman, vediamo il Bilal Touré, una squadra dove Gasperini, ok, c'è sta moda di insultarlo in Italia e va bene, io potrò anche essere libero di non condividerla, ma ha avuto un calendario con Inter, Milan, Bologna, Sporting, Juventus, Sporting, ed è stato in grado di mettere quella presenza lì. Io ricordo la Juventus che un anno fa andò a giocare con lo Sporting, ok, di Ugarte in più, che non aveva questo Sporting, ma strappare quel pareggio, quella vittoria risicata all'ultimo con Gatti, dove nei 180 minuti non avevi dimostrato questa superiorità. Quindi grande elogio all'Atalanta, che da squadra arrivata prima nel suo girone di Europa League trova la peggiore possibile da affrontare, come lo dimostra anche poi quello che è stato, no, il sorteggio delle varie squadre, come poteva andare peggio all'Atalanta, credo potesse incontrare soltanto di peggio
forse un Marsiglia tecnicamente sulla carta che strapazza il Villarreal. Tra l'altro arrivano buone risposte in fase ranking anche per il pareggio strappato dal Karabakh a Leverkusen, che stava per essere vittoria. La Juventus deve sperare ovviamente nel guardarsi dalle tedesche per avere il quinto posto sicuro, che sarebbe una denuncia pubblica di una cosa brutta fatta da noi. Però ragazzi, non c'è mai fine al peggio, devo guardarmi anche da questo. Il Milan secondo me merita un attimino, sai, forse la tiratina d'orecchie, perché tu non puoi fare una mezz'oretta dal 50esimo all'84,25 dove avevi guardato lo Slavia Praga pericolosamente arrivare al pareggio con l'inferiorità numerica. Lo Slavia Praga che rimane ordinato in campo, dove non lo abbatte particolarmente il 2-3-1 subito in letteralmente meno di due minuti sul finire del primo tempo. Vanno avanti nel secondo tempo, subiscono e due occasioni proprio all'inizio con un errore in chiusura di contropiede di Pulisic, cioè un controllo difettato da Giroud, e poi vediamo una mezz'ora importante dello Slavia che arriva con degli spioventi, dove il Milan dimostra anche la sua fragilità, perché mi verrebbe da dire, in una Europa League dove comunque ok il Leverkusen storico dell'imbattibilità, ok un Liverpool così comunque primo in Premier e stranamente presente in Europa League e non in Champions, questa Roma ha messo delle ottime basi per poter essere ai quarti una buona squadra candidata poi a stupire in questo torneo. Il Milan deve aggiungersi a ruota, quindi in questo momento verrebbe ancora da dire: riusciremo a vincere dopo anni questa maledetta Coppa Europa League, Coppa UEFA, che è stata stregata da ormai tanto tempo? Sempre la solita domanda. Ad oggi Atalanta, Milan e Roma stanno garantendo buone cose, forse il Milan è quella che ha dimostrato sulla carta meno, perché poi la sconfitta con Rennes, anche se non ha fatto rumore, un po' riecheggia. Leao serve per chiudere il tutto, ma ti domandi perché Leao si riesca a innescare soltanto in un'azione dove, diciamo, fa un po' tutto lui, poi gli tolgono anche il gol sulla linea. Ma comunque questo è stato un pochino il problema del Milan, su cui oggi secondo me bisogna un po' tirargli le orecchie. C'è stato quel brivido del liscio di Kier che ha veramente gelato San Siro, per quello che sarebbe stato dal punto di vista del ranking anche un danno, perché la Milan non avrebbe vinto la sua singola gara, sarebbe andata sul 3-3, insomma avrebbe avuto delle ripercussioni. Io ad oggi davvero devo ripartire da questo, devo ripartire anche da un messaggio che deve essere chiaro nelle menti di un tifoso o di una società: intervenire a stagione in corso per cambiare Mourinho e prendere De Rossi, mossa coraggiosa che in una piazza come la Juventus non vedremo mai, ma dovremo aspettare la fine. Un temibile terzo, quarto, quinto posto in caso di speranza nelle italiane, cioè che la Juventus, che la Juventus non ha fatto praticamente per gli ultimi 9 anni, ovvero guardare le altre in Europa, adesso lo dovrà fare con la speranza che gli possa andar bene. Sembra questo addirittura il fato. Tutti che gli tifavano conto, adesso la Juve è costretta a tifarle tutte. Devo essere così pessimista, ragazzi? La proiezione del campionato mi lascia soltanto una cosa buona: mancano solo 11 partite. Fa strano pensare questo quando alla 21esima si poteva sbandierare un'ipotetica lotta contro l'Inter. Però ad oggi la proiezione, per come hai distrutto a febbraio tutto quello che c'era da fare, ti devi arrivare qui ed essere consapevole che questo video ha senso di essere fatto. Le mie paure hanno senso di esistere se tu con l'Atalanta non vinci. Perché anche il pareggio non cosa servirebbe? Che dimostrerebbe? Per una squadra che è andata a giocare tutte queste partite, 4 in 11 giorni, in Portogallo, pure distante geograficamente, una squadra che è arrivata letteralmente forse oggi, no? A Bergamo, nel ritiro, preparare la partita in 3 giorni, tu la prepari con 3 giorni in più, cos'è? Perdi Alcaraz, alibi sugli infortuni, ragazzi, cioè, proprio una roba dove solo una vittoria potrebbe un attimino farmi stare zitto, perché poi Fiorentina-Roma risarai lì a guardarla con occhio preoccupato, perché poi devi andare all'Olimpico, devi andare a Bologna, e queste squadre ti hanno dimostrato di come il calcio non è una roba dove puoi speculare. L'abbiamo visto oggi paradossalmente anche in Milan-Slavia-Praga, che dietro una vittoria nasconde il come queste partite, senza star a pensare minimamente, oddio il Milan magari lì per lì sul 3-1 ci ha pensato dei cambi conservativi, a attaccare fino a quando si può. La Roma lo ha fatto e non ha mai dimostrato di rallentare un secondo dal 3-0 al 4-0. Potrete dire, il Brighton per tipologia di squadra te lo permette di poterla attaccare perché è una squadra più esposta, lo Slavia ha difeso meglio in 10 del Brighton in 11, possiamo essere d'accordo, sono i tipi di approcci degli allenatori. Però ragazzi, ok, ce la caviamo con la scusa, lo Slavia Praga in fondo è 35esimo nel ranking, lo Sporting è 34esimo, quindi un po' di storia lo Slavia ce l'ha avuta.
Sì, ma stiamo parlando di una storia che l'anno scorso la vedeva terza nel girone di Conference League dietro a Sivaspor e un'altra squadra che ho controllato per verificare l'esistenza e il valore di questa squadra ultimamente in Europa, il Cluj, capito? Di che sto parlando? E lo Slavia oggi ha permesso questo. E giustamente il Milan dovrà andare proprio anche per, diciamo, darsi una svegliata in Repubblica Ceca con un gol di scarto in meno rispetto a quelli che ha preso con Rennes. Un test che deve in questo momento tenere il gruppo bello sveglio e bello attivo, senza stare un attimino a pensare che le partite sia una roba dove si può gestire mentalmente. Nel calcio si vince andando sempre in avanti, ruotando che cosa? Ruotando quelli che sono i giocatori che puoi permetterti di fare solo quando hai assimilato un buon vantaggio. Lì il Milan non ha capito, secondo me, il momento in cui si doveva andare e colpire. C'ho altro da dire letteralmente sulla partita della Roma? No, se non davvero Dybala, Paredes, wow, forse gli ultimi due reduci di un passato glorioso, pieno di trofei, Mourinho e Allegri t'hanno dimostrato come un giocatore può rendere in un modo e può rendere in un altro, adesso da giocatore, oltre che da rigorista, anche decisivo in termini di realizzativi Paredes, non solo uno che sta vicino alla difesa avversaria da vertice basso, anche questa roba qua, quindi un attimino ti sorprendi. Poi certo ci sono anche le situazioni, la Roma vince 4-0 perché Dunk a campo aperto fa una cappellata clamorosa, inspiegabile, spiana la strada a Lukaku. Ci sono anche dei gol di testa nel calcio della Roma. A me piace anche tanto quanto De Rossi, intervistato, riconosce di non aver fatto ancora niente perché ci sono altri 2 mesi e mezzo di lavoro. Ma questo ha vinto 8 partite su 10 disponibili. E una è il pareggio in Olanda col Feyenoord. L'altra è la sconfitta con l'Inter dei record probabili di punti del campionato italiano di calcio. Quindi ad oggi, se la Roma poteva essere una squadra che aveva soltanto, per molti, perché davvero sono così, aver vinto solo con Verona, Cagliari, sai, squadre di mezza classifica, e perso il primo grande scontro con l'Inter, quindi oggi, ribadito ogni concetto e spenta ogni dichiarazione, ogni critica che potevano montare contro Daniele, freschezza verso questo calcio, coraggio della società di fare questa scelta, campionato in corso, ci vediamo domenica con la Juve.